Un'altra donazione, ma non è un'altra donazione. Un gruppo di aziende si sono messe insieme per donare all'ospedale San Donato, o meglio al reparto di pneumologia, un ventilatore polmonare. Lei, direttore, oltretutto è figlio di una donna che ha sofferto la fame d'aria, quindi non solo come medico ma anche come tecnico sa benissimo quanto sono importanti questi strumenti e anche un gesto come questo. Sì, è un gesto importante già di per sé, è un gesto che va a coprire però una condizione di bisogno molto forte, perché i pazienti che hanno problemi respiratori hanno fame d'aria e la fame d'aria la percepiscono sulla propria pelle e la percepiscono per ore. È proprio una sensazione di fatica che io, come diceva lei, ho visto da figlio e ho visto da medico, e questi ventilatori sono strumenti straordinari che consentono alle persone che hanno questi problemi di vivere una vita il più possibile all'interno dei propri nuclei familiari, del proprio calore familiare. Questo strumento, che noi non possiamo definire un ventilatore vero e proprio, ma è uno strumento che assiste a una respirazione che è in difficoltà, garantisce un aiuto di ossigeno e di aria. E ormai è chiaramente dimostrato che tutte le persone che hanno bisogno di ossigeno, la possibilità di avere anche un supporto di aria in più, quello che viene generato da questo sistema, genera sia flusso che pressione, certamente è un aiuto certamente maggiore, soprattutto per controllare questa fame d'aria. La donazione è stata fatta insieme a queste tre aziende, quindi queste tre aziende si sono unite per fare questo acquisto. Una cosa, ripeto, non usuale secondo me, è avere la possibilità di unire delle aziende per fare un acquisto per noi importante, quindi invito anche tutte le altre aziende del territorio a unirsi per fare magari delle donazioni più importanti che magari da sole le aziende non riuscirebbero a fare.